Siamo con Stefano Cianciotta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Infrastrutture di Confassociazioni. Presidente, si è parlato durante l'incontro di soft power, ma anche di hard power. Ci vuole spiegare meglio? Il tema del soft power ormai è un tema strategico per le aziende, ma anche, come dire, per tutte quelle acquisizioni che gli studenti in qualche modo devono determinare nel loro percorso di crescita. Secondo me però il paese deve recuperare l'hard power, che in buona sostanza è la competenza, perché a un certo punto si è data per acquisita a livello macro, invece secondo me il tecnicismo e lo studio e l'apprendimento diventano fondamentali, e soft power in qualche modo riesce a equilibrare e anche a trasformare quello che però la competenza inevitabilmente deve imparare. Se mettiamo da parte la competenza nel dibattito quotidiano, rischiamo, come dire, di costruire dei percorsi formativi che in qualche modo dequalificano paradossalmente il rapporto tra la professione e lo sviluppo del paese. Quindi le competenze al servizio, ma anche il modo per rilanciare l'Italia. Ma l'Italia nel 500, quando peraltro uscivamo da un periodo molto buio, che era quello del Medioevo, si è rilanciato, e Leonardo è la figura simbolo e l'emblema di questo periodo di rilancio attraverso il rapporto tra la tecnè e l'umanesimo. L'Italia è stata sempre forte perché è riuscita a equilibrare la competenza scientifica con l'umanesimo. Io credo che quello sia il punto nodale sul quale l'Italia deve tornare a investire, ovviamente attraverso linguaggi, canoni e codici assolutamente nuovi. In fondo, nella costruzione e nell'invenzione di un robot ci sono tutti gli elementi dell'umanesimo digitale applicati ovviamente a un rigore scientifico dal quale l'Italia non può fare a meno.